Nella vastissima geografia dei festival internazionali, Busan si è conquistato una posizione di assoluto privilegio. I festival più importanti del mondo non sono più di 5 o 6, tre sono in Europa, sono i più antichi, i più prestigiosi, Cannes, Venezia, Berlino, ce n'è uno in America, il Festival di Toronto, e poi per tutto il territorio asiatico c'è il Festival di Busan, che negli anni è diventato un punto di riferimento imprescindibile per la capacità dei suoi programmatori, del suo direttore, di chi l'ha fondato e di chi ha preso il suo posto, di contribuire non soltanto a promuovere il cinema coreano e a far conoscere al mondo intero gli autori più importanti, i giovani cineasti, i registi di maggior talento di tutto il cinema asiatico, ma anche di costruire un ponte fra l'Asia e l'Occidente, cioè di far vedere in Asia e in Corea in particolare i film più importanti che vengono realizzati negli Stati Uniti, in Sud America, in Europa, nel mondo occidentale. Questo lavoro di conoscenza comporta dei rischi, perché a volte bisogna mostrare dei film che assumono posizioni polemiche, spesso radicali, talvolta che possono non condivisibili, ma questo è, come dire, il gioco della democrazia. La libertà di espressione è uno dei valori fondamentali di tutte le società democratiche e su questa libertà, sulla difesa di questo principio che si costruisce la reputazione e la credibilità di un festival. Busan, come tutti i festival occidentali, ha sempre fatto questo lavoro in maniera straordinaria, ha assunto le sue responsabilità così come facciamo noi, come facciamo noi direttori di festival occidentali. È successo anche a Venezia. Più volte nel passato di presentare film che avevano assunto posizioni polemiche nei confronti del governo o dei governanti. Lo scorso anno, per esempio, abbiamo presentato un film che attaccava il governo italiano per aver accettato di trattare segretamente e illegalmente con la mafia siciliana e c'è tuttora un processo in corso e il film certamente non ha fatto piacere ai politici coinvolti in questo processo. Ma come dire, i festival sono lì, esistono anche per come dire, rispettare la libertà di espressione degli autori, offrire loro uno spazio, come dire, indipendente dove come dire, i film possano essere visti, discussi, messi in discussione magari, ma senza nessuna censura di tipo politico. La libertà di espressione degli autori fa il paio con la libertà e l'indipendenza dei promotori di festival che non possono essere in alcun modo condizionati dalla politica e nelle loro scelte. Si assumono la responsabilità, spesso sono scelte rischiose, magari scelte anche dolorose, destinate a suscitare polemiche, ma soltanto così si può costruire un grande festival, assicurargli una credibilità, un prestigio a livello internazionale e assicurargli un futuro. Finora è stato così per il Festival di Busan, mi auguro che sia così anche in futuro. Per questo motivo il Festival di Venezia sostiene interamente il Festival di Busan, i suoi programmatori, il suo direttore, siamo dalla sua parte, siamo dalla parte di Mr. Lee e dei suoi collaboratori e ci auguriamo che insomma, anche i politici coreani si rendano conto che sarebbe una scelta sbagliata quella di spegnere una voce così importante che in tutti questi anni ha contribuito in maniera straordinaria alla diffusione della cultura cinematografica coreana nel mondo.